Ok ragazzi, lasciamo l'ultimo campeggio della vacanza, campeggio qua al Mugello, molto bello anche qua, consigliato, Mugello Verde si chiama, se dovete magari venire a vedere le gare farci un salto. Quindi oggi tappa di rientro, farò il passo della Raticosa che darà penso il titolo a questo video, passo della Raticosa e poi da Bologna rientrerò in autostrada di Genova. Che bello qua il lago. Il lago. Passo Futa. Ragazzi, passo della Futa, passo della Futa, adesso andiamo verso il Raticosa.
Ah, ecco qua, ecco qua. Raticosa. Passo dalla Raticosa. Cartella del passo. Culations. Ed eccoci ragazzi, dopo aver fatto la Raticosa, ci mancano ancora un 40 km di curve a scendere e poi torneremo a casa, cioè tornerò a casa, sentite qua, su qua un Ducati ragazzi, un Ducati che sta partendo, Quindi niente ragazzi, dopo questo bel giro d'Italia che abbiamo fatto tutti insieme, si rientrerà a casa. Come vi ho detto, 40 km di curve ci aspettano a scendere e poi appena prima di Bologna prenderò l'autostrada e rientrerò in quel di Bergamo ragazzi, in quel di Bergamo. Quindi, ragazzi, che altro dirvi? Iscrivetevi al canale, ma intanto che scendiamo vi farò vedere ancora qualcosa. Ciao ciao! Montalba! Gli Appennini ragazzi, gli Appennini, Appennini. Tira ancora su, eh. Ok, siamo fuori dalla provincia di Firenze, siamo in quel di Bologna, quindi in teoria cambia anche la regione. Dalla Toscana all'Emilia Romagna, strade nuove, belle asfaltate, strade davvero belle, ragazzi. Che io devo dire che da dove sono partito a Civita, anzi anche prima di Civita, di Bagnoregio, magari se non avete visto il video andatelo a vedere, vi metterò magari là in alto a destra, fino comunque quando arriverò a Bologna, delle strade spettacolari, fatto vabbè, zona da Civita a Siena, che sarebbe la zona diciamo del Monte Pulciano, Montalcino, quelle zone lì in pratica fino a Siena, poi da Siena a Firenze, strade del Chianti, davvero forse la più bella strada che ho fatto, oltre vabbè, oltre la Sardegna che era davvero spettacolare la Sardegna. Però anche la strada del Chianti l'avevo fatta col bagnato, ma con l'asciutto davvero top. E anche queste strade qua degli Appennini tosco-emiliani, quindi da Firenze a Bologna, meritano davvero tanto. Quindi ragazzi, se
se volete vedere altre strade, se volete vedere altre cose, iscrivetevi al canale perché ci sono progetti davvero enormi che, vabbè, causa virus vari, sono ancora in sospeso, però sicuramente appena passa tutto a sta cosa qua, sicuramente andremo e per permettermi di fare queste esperienze e di comunque portarvi sempre più contenuti, ragazzi, un bel mi piace, una bella iscrizione se non l'avete ancora fatto, e a voi non costa nulla, ma a me fate date un grosso, grosso sostegno, perché fate crescere il canale e se cresce il canale posso permettermi di portarvi sempre più contenuti. E di migliorare sempre anche la qualità dei video. Quindi ragazzi, grazie ancora. Magari ci vediamo appena finiscono queste belle strade. E a dopo. Guarda qua, ci sono delle belle gole. O orridi, o come chiamarli, non so. Gole del Verdon. Ok ragazzi, adesso stacco tutto visto che fra un po' entro in autostrada e magari vi saluto dopo al rientro da casa quando sono arrivato. A dopo, ciao!